ragazze e ragazze, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo video. È un video interattivo in quanto lo avete creato voi. Qualche giorno fa, se vi ricordate bene, sul mio profilo Instagram issima91, che dovete seguire assolutamente, misi, pubblicai una foto in cui vi chiedevo di farmi delle domande a cui io avrei dovuto rispondere con assoluta sincerità, verità assoluta appunto, altrimenti avrei dovuto fare degli obblighi appunto scelti da voi. E quindi ho scelto quelli più fattibili qua dentro, quelli un po' più simpatici, e quindi eccoci con il mio video obbligo e verità. Prima di iniziare però vi voglio far vedere questa maglietta stupenda. Qualche sera fa su Twitter mi hanno taggato delle bellissime persone in cui mi facevano vedere questa maglietta con scritto Britney, Jennifer, Christina and me, e avevano pensato assolutamente a me, quindi mi avevano taggato con questa foto. Io ovviamente l'ho già comprata. E insomma, iniziamo con la prima domanda. Mango Smile mi scrive: ha mai avuto una cotta per un tuo professore? Obbligo, mangia un cucchiaino di sale. Allora, la cotta per il mio professore c'è stata, ma siccome non posso dire per chi, perché qualche persona che veniva a scuola con me mi segue, quindi non posso dire, poi sarebbe una cosa troppo umiliante, faccio l'obbligo. Ovviamente il sale della COP, cucchiaino. Oh. Ma non lo devo ingoiare, vero? Ma voi state male! Seconda domanda. Matteo 12345 mi scrive: ti è mai capitato di far finta di godere quando facevi sesso perché non volevi deludere l'altro? Obbligo, telefono ad un sexy shop e chiedi un dildo con le misure di uno nero. Ovviamente non fare altro che chiamare un sexy shop, che vergogna, perché ci vado di persona, ma posso rispondere tranquillamente a questa domanda con sincerità dicendo sì, ho finto moltissime volte, più che altro per far terminare prima il ragazzo in questione, perché uno, o non sapeva, o due, non avevo più voglia, o tre, stavo pensando ad altro, volevo fumare una sigaretta per esempio, oppure volevo andare via, e quindi ho finto. Anastasia Galliani mi scrive: hai mai finto un orgasmo? Come penitenza mettiti a testa in giù sul divano, bevi dell'acqua e senza ingoiarla canta una canzone a tua scelta. Allora, ho mai finto un orgasmo? Penso che per i maschi fingere un orgasmo sia quasi impossibile, perché comunque la sbobba si vede. Però questa penitenza mi ha fatto scompisciare da ridere, quindi la devo fare per forza. Voi siete stupidi, cioè io sono stupido che faccio queste cose, ma... ah, mi è entrato tutto nel naso. Ma voi siete scemi. Io guardo, non ho parole. Comunque, c'è la domanda di Mab1405: quante volte a settimana sei intimo con te stesso?
Obbligo cucchiaino di cannella. Allora, intimo con se stesso, sono affari miei, nel senso di queste. Cucchiaino di cannella, no, fa schifo, mamma, voglio morire. Ok. L'ho già messa. Cannella. Qua c'è la cannella. Ho già fatto questo tipo di cosa, quindi so già cosa aspettarmi. Cosa non si fa per 10 euro? Ultima domanda, Wushvato mi scrive: ti è mai piaciuto Manuel al di là dell'amicizia? Obbligo, fai uno scherzo a Manuel, chiamalo e dichiarati. Ovviamente io gli ho fatto lo scherzo, l'ho chiamato ed ecco cosa è accaduto. Mettergli la voce. Manu! Notizia sconvolgente. Sì, ti devo dire una cosa. Eccoci. Praticamente dopo il tuo messaggio di prima mi hai sconvolto. Con quale? Quello dove il dito, sai. Sì, ho sconvolto una mia propria, sì, dimmi. Mi hai fatto pensare a molte cose. Dimmi. Ma cosa? E niente, vorrei che me lo facessi davvero. Perché in realtà sono innamorato di te. Che cazzo ridi? Ma secondo te? E che ne so, mi sono fatti così, ma è scorciato, ci metto la puttana. Hai inortito dicendomi che ti ho scioccato, ti ho detto, vedrai che tu hai tirato fuori i suoi, come si dice, i tuoi cosi, istinti animaleschi. Sì, appunto! E mentre stavo facendo la cacca prima, che te mi hai messaggiato. Ho pensato a questo, i miei istinti animaleschi li voglio fare con te. Certo, come no? Ma come? No. Ma guarda che sei stronzo. No, perché poi guarda, stranissimo, proprio l'ho visto in cui davanti a me, ripeto. Deve essere successo qualcosa perché lui che chiama è una notizia sconvolgente. È vero, stronzo. Dai, imbecille! Vaffanculo, io mi dichiaro a te e te mi ridi nel viso e tra l'altro mi stai offendendo dicendo che ero a cacare, faccio la troia. Ma scusami, la verità non è che posso dire altro. Stronzo, scemo, è un praticamente è l'obbligo che dovevo fare. Ti ricordi? Ma come no, scemo? No. La foto, quella che misi su Instagram, di fammi le domande, le cose. Sei imbecille. E insomma, e una molto carinamente ha domandato se avessi mai provato qualcosa per te oltre l'amicizia. Ovviamente non ho risposto e quindi come obbligo c'era di chiamarti e dichiararti il mio amore. Quindi
metterò anche in questo video, cioè se senti la telefonata. Ovvio. Ah, stai registrando? Sì, da 3 ore. Allora sono in onda. Ciao sì. Ragazzi, anche del telefono. Insomma, ragazzi, io sto morendo, ovviamente, soprattutto perché sono soffocato per il divano e l'acqua. La cannella fa schifo, ce l'ho ancora qua. Lo scherzo a Manuel, epicissimo. Il sale è una cosa vomitevole. Se vi piace questo video, mettete mi piace qua sotto e commentate con altre domande, altri obblighi, così potrei fare anche una seconda puntata. Se no, commentate su questo video se vi è piaciuto oppure no, se avete goduto nel vedermi soffrire oppure avete pianto insieme a me. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!